Ciao amici, benvenuti al nostro canale In Cucina con la Suocera. Oggi realizzeremo una ricetta con il baccalà. Andremo a realizzare il baccalà con i sottaceti. Andiamo a vedere gli ingredienti. Sappiate che sono per 8 persone. Andiamo a vedere il primo ingrediente principe. L'ingrediente principe è il baccalà. Voi vedete qui due teglie con diverse pinne di baccalà, perché realizzeremo 3 ricette questa volta. Quindi seguite il nostro canale e vedrete tutte e 3 le ricette insieme. Sappiate che per ogni ricetta serve una pinna, che noi ora abbiamo messo sopra questa teglia con della carta forno, abbiamo messo dell'olio e la metteremo al forno. Per quanto tempo, suocera, al forno? Circa mezz'ora. A quanti gradi? 200 gradi. Quindi? 180. Ok, 200 gradi, mezz'ora. Andremo a cucinare il baccalà. Poi andremo a vedere gli altri ingredienti. Amici, per realizzare la nostra ricetta per il baccalà con i sottaceti, baccalà che già abbiamo visto, una pinna per 8 persone che abbiamo messo in forno, ci serve olio, quanto basta, prezzemolo, 200 g di olive nere denocciolate, 500 g di sottaceti, potete scegliere quelli che più vi piacciono, noi mettiamo un po' di quelli tagliati alla julienne e un po' di questo comprato un po' misto. E poi 5 cucchiai di maionese. Questi sono tutti gli ingredienti per il baccalà con i sottaceti. Allora amici, come vedete il nostro baccalà è stato tolto dal forno. Vedete che fuori è stata fatta dell'acqua, è stata tirata fuori dal pesce quest'acqua. Quest'acqua non va buttata, ma la dobbiamo utilizzare per le nostre ricette. Quest'acqua la utilizzeremo per realizzare il nostro sugo di linguine con il baccalà e l'altra acqua che è uscita dal pesce la utilizzeremo per il baccalà con i sottaceti. Ok? Ehi amici, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Ciao, a presto!